Dicembre 1957. In una villa di Corso Saracco a Dovada, in provincia di Alessandria, Villa Rosetta, vivono l'ingegnere Ernesto Bonifacio, di 62 anni, sua moglie e la giovane cameriera Carla Lanza, di 26, originaria di Tagliolo Monferrato. Carla lavora come domestica presso l'ingegner Bonifacio da 3 anni, da quando i coniugi Bonifacio vivevano ancora a Genova. Poi si era trasferita con loro a Dovada. Fino a qualche mese prima, Carla era stata fidanzata con un ragazzo di nome Giuseppe Arata, di 28 anni. Poi era stata lei a lasciarlo. Intorno alla mezzanotte del 9 dicembre, l'ingegnere, che era andato a dormire circa 2 ore prima, sente dei lamenti provenire dalla stanza di Carla. Quei lamenti li sentono anche gli altri inquilini della villa, i coniugi Lavagnino. L'uomo si alza dal letto e va subito a controllare. Non appena entra, trova Carla seduta sul letto. È coperta da una trapunta. La ragazza è sporca di sangue, si lamenta e appare molto confusa. Sulla testa ha 3 profonde ferite da arma da taglio. L'ingegner Bonifacio telefona subito al dottor Paolo Grillo, che arriva poco dopo, e tenta di medicare la ragazza mentre attende l'arrivo dell'ambulanza. Carla viene trasportata all'ospedale civile di Sant'Antonio. È in gravi condizioni. Ha 3 profondi tagli alla regione occipitale. Sono ferite gravissime, con fuoriuscita di materia cerebrale. Vengono avvertiti immediatamente i carabinieri, che arrivano nella villa per cercare di ricostruire l'episodio. Tra le prime ipotesi degli inquirenti c'è la possibilità che la ragazza sia stata aggredita per gelosia dall'ex fidanzato, ma il sospetto non è ancora stato confermato. Le indagini vengono svolte dal pretore di Ovada, il dottor Rossin, e dal tenente Pira, comandante della tenenza dei carabinieri di Acqui Terme. Carla non è in grado di rispondere alle domande degli inquirenti. Certo è che la ragazza, la sera dell'aggressione, era stata al cinema con un'amica. Le due erano uscite dal cinema intorno alle 22:30 di domenica sera. Poi nessuno aveva più visto Carla fino al momento in cui l'ingegner Bonifacio era entrato nella sua stanza. L'ipotesi degli inquirenti è che Carla, uscita dal cinema Torielli, dove veniva proiettato un film dal titolo Sombrero, una volta salutata l'amica, potrebbe aver accettato di essere accompagnata a casa da qualche conoscente incontrato lungo il tragitto e con cui potrebbe poi essere salita nella sua stanza a Villa Rosetta. Poi, forse in seguito ad una lite scoppiata tra i due, il misterioso accompagnatore l'avrebbe colpita con un'arma da taglio della quale non si conosce la natura, per poi adagiarla sul letto e coprirla con una trapunta, pensando che i lamenti della ragazza passassero inosservati. Poi potrebbe essersene andato, indisturbato, approfittando della fitta nebbia scesa quella sera. Si attende l'arrivo del procuratore della Repubblica di Alessandria e si spera che al più presto Carla, le cui condizioni, secondo i medici, sono in lento miglioramento, possa essere in condizione di raccontare l'accaduto. Inizialmente le condizioni di Carla sembrano stabili. Inizia anche a pronunciare qualche frase. Ha tentato di spiegare che una volta arrivata a casa dopo il cinema, ha scambiato 2 chiacchiere con la signora Bonifacio. L'ingegnere era già andato a dormire, poi aveva preparato alla signora una camomilla. Dopodiché era andata nella sua stanza. Durante la notte, però, Carla peggiora e i medici non permettono agli inquirenti di avvicinarla né di farle ancora delle domande. Quello che è certo è che non si è trattato sicuramente di una rapina. Nella camera di Carla non c'era nessun oggetto di valore, né sono state riscontrate tracce di colluttazione che potrebbero giustificare la presenza di qualcuno che si è introdotto nella camera della ragazza per rubare. Inoltre, la condotta morale di Carla fa escludere che possa aver invitato qualcuno a seguirla in camera da letto quella sera. Gli inquirenti continuano a sostenere l'ipotesi della vendetta per gelosia. Inoltre, l'accesso alla stanza della giovane al secondo piano
rimane facilmente accessibile dall'esterno, ma soltanto da chi conosceva molto bene le abitudini di Carla. Gli inquirenti ipotizzano che qualcuno si sia nascosto in una stanza nello stesso corridoio. È una stanza vuota destinata agli ospiti. Una volta certo che la ragazza stesse dormendo, si sarebbe poi introdotto nella sua stanza colpendola violentemente per 3 volte con quel corpo contundente che dicono potrebbe essere una piccola accetta o una spranga di ferro. Secondo gli inquirenti, l'aggressore ha portato con sé quell'arma che non è stata rinvenuta. I sospetti continuano ad essere rivolti verso l'ex fidanzato di Carla, Giuseppe Arata, che nonostante la relazione interrotta, si dice continui ad essere innamorato di Carla. Arata viene portato in caserma e interrogato, ma nega qualsiasi accusa e sembrerebbe anche avere un alibi che gli inquirenti stanno controllando. L'11 dicembre la stampa titola «Gravi sospetti sull'ex fidanzato della cameriera ferita nel letto». La sera prima, intorno alle 19, Giuseppe Arata viene interrogato dal procuratore della Repubblica di Alessandria, il dottor Brosio, e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel suo alibi ci sono alcune lacune e non sarebbero chiari tutti i suoi movimenti di quella domenica sera. Carla aveva lasciato Giuseppe poco prima delle nozze, in quanto a causa dei loro caratteri troppo diversi non andavano più d'accordo. Giuseppe era a conoscenza delle abitudini della casa dell'ingegnere. Quando gli chiedono di raccontare quello che ha fatto la domenica dell'aggressione, il ragazzo dice di aver passato la serata al cinema e poi al bar moderno con degli amici, uno dei quali lo aveva poi accompagnato a casa in moto intorno alla mezzanotte. In effetti, dai controlli effettuati, Arata risulta essere stato al cinema, ma ne era uscito intorno alle 22:30 per poi recarsi al bar soltanto intorno alle 23:45. Qui si era fermato pochi minuti. Dal bar, poi, un amico lo aveva effettivamente riaccompagnato a casa in moto. Rimane un buco tra le 22:30 e le 23:45. Arata non sa spiegare che cosa abbia fatto in quel lasso di tempo, ben 1 ora e 15 minuti. Intanto succede qualcosa. Le condizioni di Carla peggiorano all'improvviso. La ragazza lotta tra la vita e la morte all'ospedale Sant'Antonio, mentre il suo ex fidanzato viene ufficialmente fermato e a disposizione dell'autorità giudiziaria. «Io ho la coscienza a posto e mi sento tranquillo», dice Arata, che però continua a non saper spiegare che cosa abbia fatto quella domenica sera tra le 22:30 e le 23:45. L'unica cosa certa rimane l'ingresso al bar moderno, da dove è uscito intorno alla mezzanotte con il suo amico, che lo ha accompagnato in moto a casa, in regione Pizzo del Gallo di Belforte. È poco credibile che in seguito Arata possa essere ritornato a Dovada per aggredire Carla, ma rimane sempre l'interrogativo riguardo quell'ora e mezza, in cui effettivamente avrebbe potuto compiere l'aggressione, per poi tornare al bar. Incredibilmente, il vuoto di memoria di Giuseppe coincide con l'ora di rientro a casa dal cinema di Carla. Inoltre, il tragitto dalla villa dell'ingegnere al bar moderno non è lungo e può essere percorso tranquillamente a piedi. Durante questo percorso, Arata potrebbe anche essersi liberato dell'arma. I testimoni sostengono che al suo arrivo al bar i suoi vestiti fossero in ordine e puliti. Ma secondo gli inquirenti, nella camera di Carla non c'è stata colluttazione e dalla ferita alla testa non sarebbe uscita una quantità di sangue particolarmente copiosa. Intanto le condizioni di Carla sono molto gravi. Addirittura i medici temono che possa sviluppare una meningite o un ascesso cerebrale che potrebbe costarle la vita. La notte successiva, fortunatamente, Carla riesce a riposare tranquilla per diverse ore, senza avere nuove crisi. E nel frattempo Giuseppe resta in carcere. Il ragazzo è molto agitato. Gli inquirenti continuano a pressarlo, a domandargli che cosa abbia fatto in quei 90 minuti. Ma lui continua a proclamarsi innocente. Nonostante tutti gli interrogatori, Giuseppe continua a mantenere la sua posizione. Emergono alcuni particolari sull'arma che ha colpito Carla e che non si trova. Potrebbe essere un'accetta dal taglio lungo 10 centimetri. Intanto, in città si vocifera a proposito di un'altra relazione che Carla avrebbe intrapreso con un ragazzo siciliano. Gli inquirenti indagano.
Le condizioni di Carla, col passare delle ore, cominciano a migliorare decisamente. La ragazza ha subito un lungo intervento chirurgico. È stata operata da un neurologo, il dottor Balduzzi, di Genova. Bisognerà ora attendere per poter giudicare definitivamente la ragazza fuori pericolo. Giuseppe Arata, intanto, continua a rimanere in carcere, già dal giorno successivo all'aggressione di Carla. L'arma non è stata trovata. Gli inquirenti sospettano anche che l'arma possa essere un attrezzo che Giuseppe usa per il suo lavoro in un vivaio. Potrebbe aver utilizzato un'accetta di piccole dimensioni che viene usata solitamente per fare la punta ai pali di sostegno dei vigneti. Gli inquirenti pensano anche di tentare un confronto tra Carla e il suo fidanzato. Sperano che il giovane possa cedere e confessare, ma per i medici non è il momento. Viene interrogata anche Giuliana Visca, un'amica sedicenne di Carla che era andata con lei al cinema e che l'aveva accompagnata fino al cancello della villa dell'ingegnere. La ragazza ha paura. Teme di essere aggredita anche lei dalla persona che ha fatto del male a Carla. Sabato 14 dicembre, dopo quasi una settimana di degenza in ospedale, Carla riprende finalmente a parlare, ma non ricorda assolutamente nulla di quella brutale aggressione. Il medico che la segue, il dottor Paolo Grillo, sostiene che se non sorgerà alcuna complicazione, nel giro di 2 o 3 giorni, Carla potrà essere giudicata finalmente fuori pericolo. Entro 48 ore, gli inquirenti dovranno decidere anche se tramutare in arresto lo stato di fermo di Giuseppe Arata, e per lui la situazione si fa sempre più complicata. Il 16 dicembre, il quotidiano La Stampa titola: l'ex fidanzato della cameriera viene rimesso oggi in libertà. Gli inquirenti non sono riusciti a trovare prove sufficienti per sostenerne la colpevolezza e continuano a soffermarsi sulle voci che vedrebbero Carla segretamente legata ad un uomo sposato che avrebbe tentato di eliminarla al rientro della moglie a casa dopo un lungo periodo di assenza, temendo che scoprisse la relazione. Mentre le condizioni di Carla migliorano, il padre di Giuseppe Arata, un uomo di 73 anni, viene investito da un ciclista proprio mentre si sta recando alla caserma dei carabinieri per avere notizie del figlio. L'uomo versa in gravi condizioni, ma si salverà. È il 17 dicembre e il quotidiano La Stampa riporta la notizia dell'arresto di Giuseppe Arata. Fino al giorno precedente sembrava che il ragazzo fosse stato scarcerato per mancanza di prove. Ma evidentemente altri particolari emersi nelle ore successive hanno modificato le intenzioni degli inquirenti, facendo partire un mandato di arresto. Il difensore di Giuseppe, l'avvocato Ballestrero, del foro di Alessandria, dichiara che richiederà per il suo assistito la scarcerazione per totale mancanza di indizi atti a sostenere la sua imputabilità. Si cerca anche un motociclista che Arata si sarebbe fermato ad osservare per 40 minuti mentre tentava di far partire la sua moto Guzzi e che potrebbe avvalorare il suo alibi. Si tratta di un uomo che Arata non conosceva. Giuseppe infatti ha dichiarato di essere rimasto a guardarlo mentre cercava di fare ripartire la sua motocicletta. L'uomo però non si trova e non verrà mai individuato. Pare che Giuseppe Arata, dopo la fine della sua relazione con Carla, proprio per volontà della ragazza, tentasse in continuazione di riallacciare i loro rapporti. Spesso si appostava nei pressi della villa dove Carla lavorava, tentando in ogni modo di parlarle e di riconquistarla. Arata continua a dichiararsi innocente. Il suo alibi però non può essere pienamente confermato e quindi il suo fermo viene tramutato definitivamente in arresto. Ad aprile del 1958 viene depositata una perizia psichiatrica ordinata dal giudice istruttore e redatta dal professor Pappalardo. La perizia sostiene che Giuseppe sia capace di intendere e di volere. Nel giugno del 1958 inizia il processo nei confronti di Giuseppe per il tentato omicidio di Carla. Il ragazzo continua a proclamarsi innocente. «Io sono innocente e non ho fatto nulla». Queste sono le parole di Giuseppe di fronte alla corte d'assise di Alessandria. Quella sera, intorno alle 19:30, dopo aver cenato, sostai al bar moderno di Ovada.
Quindi indugiai ad osservare i manifesti di una sala cinematografica. Acquistai un pacchetto di sigarette in una tabaccheria. Questo particolare, però, viene smentito in istruttoria dal proprietario della tabaccheria stessa, che nega di aver venduto il pacchetto di sigarette ad Arata, anche perché a quell'ora il negozio era chiuso. Il ragazzo invece sostiene il contrario, dichiara poi di aver fatto ritorno al bar e di essersi fermato a guardare dei suoi conoscenti che giocavano a scopa. Come ha trascorso il tempo dalle 21:15 alle 23:30? A questa domanda però l'imputato risponde parlando di un vuoto. Un vuoto che cerca di colmare con il maggior numero di ricordi possibile. Sono rimasto nel bar fino oltre le 22. Poi ho sostato in un luogo di decenza annesso e dopo ho seguito le vicissitudini di un motociclista a me sconosciuto, che non riusciva a mettere in moto la sua Guzzi. Nessuno però conferma questa circostanza. Dopo racconta di essere rientrato al bar e di aver bevuto un bicchierino di grappa. Dice che poco prima di mezzanotte è stato riaccompagnato a casa da un amico, il quale conferma. Parla anche Carla finalmente e racconta. Per quanto riguarda Giuseppe, sono stata io a trovargli un'occupazione appena fidanzati, essendo Giuseppe disoccupato, quando io riuscii in seguito ad affittare un alloggetto che avrebbe consentito le nozze, egli diradò le visite, giustificando le sue assenze con impegni improvvisi. Stanca di questo stato di cose, nel gennaio del 1957 gli scrissi una lettera, annunciandogli la mia decisione di troncare ogni rapporto e pregandolo anche di restituirmi i regali fattigli, il che non avvenne. Giuseppe però insistette per alcuni mesi, telefonandomi, seguendomi per strada. Cercava in ogni modo di fermarmi quando lo incontravo. Io però rimasi ferma nella mia decisione. Nell'agosto dello scorso anno mi chiese se mi ero fidanzata ed io gli risposi affermativamente, anche se ciò non corrispondeva a verità, allo scopo di porre fine alle sue insistenze. A proposito dell'aggressione, Carla non ricorda assolutamente nulla. Sostiene solo che probabilmente la persona che si è introdotta nella casa dell'ingegner Bonifacio doveva conoscere molto bene la villetta e può essersi introdotta al suo interno dopo il suo rientro dal cinema. Carla nega di essere stata minacciata da Giuseppe, anche se il suo comportamento le dava fastidio al punto che ogni volta che lo incontrava si allontanava velocemente. Intanto Arata continua a difendersi. Non ho nulla da dire a mia discolpa, perché non ho fatto nulla di quanto mi viene attribuito. Giuseppe ha un atteggiamento mite, parla a voce bassa ma ferma. A volte scoppia a piangere, altre volte è sprezzante. Contro di lui non ci sono prove, ma soltanto indizi, tra i quali la considerazione che soltanto lui avrebbe potuto aggredire Carla, date le circostanze e il luogo in cui l'aggressione è avvenuta. Rimane anche quel vuoto che va dalle 21:15 alle 23:45, 2 ore e mezza che lui non sa spiegare. Quando Arata e Carla si sono messi insieme, lei lavorava come domestica presso i coniugi Bonifacio a Genova, prima che si trasferissero ad Ovada. Settimanalmente il ragazzo andava a Genova a trovare Carla e dopo il trasferimento di Carla insieme ai Bonifacio, il rapporto tra lei e Giuseppe si era raffreddato al punto che la ragazza nel 57, a gennaio, lo aveva lasciato. Lui non si decideva a sposarla. Arata racconta: io le volevo bene e le voglio ancora bene. Nonostante le sue insistenze, Carla rifiutava sempre di tornare insieme a lui, fino a che nell'agosto successivo gli aveva detto di essersi fidanzata con un altro perché si mettesse l'anima in pace. Della notte dell'aggressione Carla non ricorda nulla. La sera dell'8 dicembre, al rientro del cinema, la signora Bonifacio è ancora sveglia. La moglie dell'ingegnere mi ha chiesto di prepararle una tazza di camomilla. Gliel'ho portata, poi sono salita in camera mia, saranno state le 23. Mi sono messa subito a letto e mi sono addormentata. Mi sono svegliata tutta insanguinata, ma di ciò che è accaduto io non so nulla, non ricordo nulla. Soltanto dopo mi hanno detto che chiamavo mamma e che mi lamentavo. Carla racconta anche al presidente Burzio che Giuseppe, dopo la fine del fidanzamento, non le aveva mai fatto nessuna minaccia. Semplicemente lui insisteva per riprendere i rapporti, ma io ero infastidita ed evitavo di incontrarlo.
L'aggressione potrebbe essere avvenuta intorno alle 23:30, l'orario in cui la signora Bonifacio aveva sentito il suo cane abbaiare. Vengono poi ascoltati vari clienti del bar moderno, quelli che Giuseppe indica per sostenere il suo alibi. Il primo è Armando Olivieri. Ho giocato a carte con alcuni amici dalle 20:30 fino alla mezzanotte. Per tutta la sera non ho visto Arata, se non a mezzanotte, quando sono uscito per rincasare. Lo vidi appunto dinanzi al bar, mentre saliva sulla motoretta di Matteo Repetto. La stessa cosa dichiara Antonio Barisone. Dunque, le testimonianze che Arata ha procurato affinché confermassero il suo alibi gli danno contro. Un altro testimone, Giuseppe Aloisio, dice: «Vidi Arata alle 21:15 al bar, guardava la televisione». Un altro, Giuseppe Marenco, con le sue dichiarazioni mette Giuseppe in difficoltà. L'uomo dichiara di averlo incontrato verso le 19:00. Presso la villa dei Bonifacio. Aveva il cappello e una sciarpa al collo. Chi lo conosce però sostiene che Giuseppe Arata non era solito portare il cappello. Il ragazzo si difende. Dice di aver incontrato effettivamente quell'uomo, Giuseppe Marenco, ma al mattino e in un'altra località. Si confonde, dice. Nelle ore successive alla prima udienza, verranno fatti dei sopralluoghi alla villa dei Bonifacio e al bar moderno per valutare meglio le dichiarazioni dei testimoni. Nel frattempo sono già 30 le persone ascoltate sulla delicata vicenda senza arrivare a dati certi. Nel pomeriggio del 25 giugno Giuseppe Arata torna a Dovada su istanza del PM il dottor Prosio e dell'avvocato Veggi di parte civile. Arata è accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione. Per i giudici è davvero un dilemma. Condannare in modo severo l'imputato, accusandolo anche di premeditazione oltre che di violazione di domicilio, oppure assolverlo per insufficienza di prove. L'avvocato difensore del ragazzo sostiene che non si possa incolpare di un delitto soltanto perché conosceva la disposizione delle camere della villa. Il sopralluogo avviene nella mattinata del 24 giugno. Nella camera di Carla tutto è rimasto come la sera dell'8 dicembre. C'è ancora il letto con le coperte in disordine e quel cuscino insanguinato. Giuseppe non ha partecipato al sopralluogo, mentre era presente la ragazza che continua a lavorare presso i coniugi Bonifacio. Carla però ha chiesto di non entrare nella sua camera, essendo ancora fortemente turbata dall'episodio. La villa dei coniugi Bonifacio è isolata e sorge in fondo a Corso Saracco, al centro di un parco semi-abbandonato. Al parco si accede da un cancello in ferro. Poi pochi scalini portano all'appartamento dei Bonifacio che vivono al piano rialzato. Nella parte posteriore della casa c'è una scala di servizio che porta al primo piano abitato dalla famiglia Lavagnino, che dopo l'episodio di sangue si è trasferita altrove. Sullo stesso piano c'è la porta della cucina dei Lavagnino e quella della stanza dove dormiva Carla. La camera della ragazza aveva una finestra e comunicava con la camera degli ospiti. Al pian terreno c'è un magazzino chiuso da una porta senza serratura. Anche il solaio può nascondere tranquillamente qualcuno, in quanto privo di serratura. L'interruttore della stanza di Carla si trova nell'angolo fra due pareti, molto all'interno della stanza, a più di un metro dalla porta d'ingresso. Anche la porta della stanza di Carla è priva di serratura ed è dotata di un semplice chiavistello, che si può manovrare facilmente anche dall'esterno. Carla racconta che quella sera fu l'ultima a rincasare e a chiudere il portoncino d'ingresso che aveva regolare serratura. Quel portoncino, però, dopo l'aggressione, viene trovato aperto. Questo sta a significare che l'aggressore si trovava già in casa al rientro della ragazza, nascosto probabilmente in quel magazzino o nel solaio. Inoltre, all'arrivo dei coniugi Bonifacio e dei coniugi Lavagnino in soccorso di Carla, la luce nella camera della ragazza era accesa e soltanto una persona a conoscenza della sua ubicazione avrebbe potuto trovare facilmente l'interruttore al buio. Secondo la difesa di Arata, però, egli non avrebbe avuto bisogno di accendere la luce perché conosceva molto bene la casa. Quindi, chi ha acceso la luce è stato un aggressore che probabilmente non era mai stato in camera di Carla. La ragazza, da dopo quella tragica notte, tiene sempre sul viso un grande paio di occhiali per nascondere le cicatrici di quella tremenda aggressione. A proposito di Arata, Carla dice: «In coscienza non posso dire che sia stato lui e non posso nemmeno
pensare a nulla né contro di lui né a suo favore, e nemmeno nei confronti di chiunque altro. Un altro sopralluogo avviene al bar moderno, un salone col banco e la televisione e una saletta adiacente dove si gioca a carte, ma non emergono particolari nuovi. Il 25 giugno del 1958 si conclude ad Alessandria quello che viene definito il processo degli indizi. Il PM chiede 8 anni di carcere per il presunto aggressore di Carla, Giuseppe Arata, il suo ex fidanzato. Questo poiché il suo alibi non può reggere e lascia 2 ore di vuoto, malamente colmato da menzogne, sostiene l'accusa. Prima della richiesta del PM, le sorelle di Giuseppe si sono presentate alla corte di assise per testimoniare in suo favore e hanno raccontato: Giuseppe è un bravo ragazzo, non ha mai minacciato nessuno, non ha mai avuto motivi di litigi. Quella sera dell'8 dicembre è tornato a casa tranquillo come sempre, pregandoci di svegliarlo presto il giorno dopo perché doveva recarsi al lavoro al vivaio. Tocca poi all'avvocato Veggi della parte civile prendere la parola. Giuseppe Arata è colpevole della selvaggia aggressione ai danni della ragazza. Le modalità del fatto hanno escluso trattarsi del delitto di un folle, di un sadico o di un ladro. È un delitto premeditato, da una persona che nutre rancore contro la Lanza, e la risposta è una sola. È stato Giuseppe Arata. Nessuno può scalfire l'onore della vittima, la cui vita è come un libro aperto, scevra da qualunque mistero. Ha avuto un solo amore. Ha conosciuto un solo uomo, innamorato di lei, il quale avverte il cocente dolore per l'abbandono da parte della fidanzata, si sente schernito e deriso dagli amici, e cova in silenzio, come nel suo carattere, il rancore verso la ragazza. Ma fino a che gli è possibile nega questo amore. Nega di aver cercato con ogni mezzo di riallacciare la relazione con la donna per dimostrare la propria indifferenza. È soltanto quando smentito dalle schiaccianti circostanze che ammette di averle voluto bene e di volergliela ancora. Secondo la parte civile, Giuseppe è l'unico a conoscere l'ubicazione delle camere di Villa Rosetta e ad essere a conoscenza del fatto che Carla uscisse esclusivamente nelle ricorrenze festive, lasciando la porta di casa accostata. L'avvocato di parte civile, per un'ora, demolisce la tesi difensiva dell'avvocato di Arata e il suo alibi, ma soprattutto mette in evidenza quello strano vuoto colmato, dice, da sole menzogne. Giuseppe Arata ha mentito anche quando non era necessario. Non ha saputo giustificare come ha trascorso quelle 2 ore e mezza la sera dell'8 dicembre. Ha fornito particolari creati intorno a circostanze delle quali non era possibile appurare la fondatezza. Mentre è sempre stato evasivo al momento di riferire nomi di persone che potevano testimoniare a suo favore. L'imputato, come lo definisce la perizia psichiatrica, è un uomo freddo, preciso, circospetto, colui che non si confida con alcuno ma cova ogni sentimento buono o cattivo dentro di sé. Ed è anche quando il suo interno è in tumulto, esteriormente nulla muta, così da trarre facilmente in inganno sulla sua buona fede. La parte civile conclude la sua arringa sostenendo la piena responsabilità di Giuseppe. Il pubblico ministero, il dottor Prosio, alle 11:15 prende la parola e chiede per l'imputato 8 anni e 2 mesi di reclusione per il tentato omicidio di Carla Lanza e la violazione di domicilio, escludendo però l'aggravante della premeditazione. Giovedì 26 giugno del 1958 il tribunale di Alessandria però, a sorpresa, assolve Giuseppe Arata. In aula c'è un momento di tensione. Il presidente, dottor Burzio, è costretto ad interrompere più volte la lettura del dispositivo, dicendo: «Non tollererò che il pubblico mi interrompa con alcuna manifestazione di commento». In quel momento Giuseppe Arata è molto nervoso, è agitato, non ha neppure capito che si tratta di una sentenza di assoluzione, mentre alcuni in aula hanno iniziato a ribellarsi alla sentenza stessa. Dunque Giuseppe viene assolto per insufficienza di prove dalle accuse di tentato omicidio e violazione di domicilio. L'avvocato di parte civile, Veggi, aveva ricordato ai giudici che se è grave condannare un innocente, altrettanto è grave assolvere un colpevole. Per lui esisteva la certezza assoluta della colpevolezza di Giuseppe Arata. Si è parlato di un processo indiziario, della mancanza di una prova decisiva, ma gli indizi sono elementi concreti e la somma di questi indizi è la prova decisiva. Per il PM, il dottor Prosio, la giusta pena sarebbe stata 8 anni e 2 mesi di reclusione, affermando che contro l'imputato esisteva la prova logica della sua colpevolezza. Il PM ha tuttavia ammesso che, non essendoci prova della premeditazione, questa aggravante deve essere ritirata. Secondo l'avvocato Ballestrero, invece, il suo assistito non ha aggredito Carla Lanza,
non ne aveva motivo, né l'animo, né la possibilità. Secondo l'avvocato, un ladro si sarebbe introdotto nella villa prima del rientro di Carla, munito di attrezzi adatti allo scasso. Si sarebbe nascosto e, credendo la ragazza addormentata, sarebbe entrato nella sua stanza. Lei però era ancora sveglia e si era seduta sul letto, sorpresa dalla sua presenza. Così il ladro, per impedirle di gridare, l'aveva colpita con uno degli arnesi di cui era munito, per poi fuggire. Questa ricostruzione viene spiegata anche dai capelli di Carla, che, strappati dai colpi, sono caduti per terra, e ciò proverebbe che quando la ragazza è stata ferita la sua testa non si trovava sul cuscino. L'avvocato Ballestrero aveva concluso la sua arringa chiedendo l'assoluzione per Giuseppe Arata per non aver commesso il fatto. La sentenza invece è dubitativa, ma Ballestrero ha deciso che ricorrerà in appello. Alla lettura della sentenza, per la prima volta dopo diversi mesi, Giuseppe Arata sorride. Una foto lo immortala e viene pubblicata sui quotidiani. Arata viene scarcerato, torna dalla sua famiglia a Belforte Monferrato. Prima però passa per Ovada, dove lo festeggiano al Caffè Moderno. Carla Lanza, nel frattempo, in attesa della sentenza, aveva detto: «Se è colpevole, vorrei che fosse condannato. Se è innocente, sarei contenta che venisse assolto». Alla lettura della sentenza, Carla ha abbassato la testa ed è uscita dall'aula senza dire una parola. Sembra tutto finito. Invece, sabato 12 dicembre 1959 succede qualcosa. Emergono all'improvviso altre gravi prove di colpevolezza contro Giuseppe Arata. Il nuovo processo presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino si sarebbe dovuto svolgere quanto prima. L'avvocato Ballestrero voleva chiedere infatti la piena assoluzione del suo cliente per non aver commesso il fatto. Ora però i carabinieri della stazione di Ovada hanno inviato alla Procura della Repubblica di Alessandria un rapporto sull'esito di nuove indagini che portano a ulteriori elementi contro Arata. Il procuratore generale di Torino e il sostituto dottor Nicosia hanno chiesto e ottenuto il rinvio del processo per ascoltare nuovi testimoni. Tra questi il signor Giovanni Guglieri, residente a Ovada, che racconta di aver visto Giuseppe Arata intorno alle 21 del 7 o dell'8 dicembre, nei pressi della villa dell'ingegnere. L'uomo sostiene di aver riconosciuto Arata nonostante avesse il capo coperto da un basco, perché lo conosceva di vista. Infatti lo aveva conosciuto in treno durante un viaggio da Genova ad Ovada e l'aveva rivisto più volte in città. Tra i due non potevano sussistere motivi di rancore, in quanto la loro conoscenza si limitava ad uno scambio di saluti. Guglieri non avrebbe avuto alcun motivo per accusare ingiustamente Giuseppe Arata. Anche la sua fidanzata, Anna Maria Gamaleri, di 16 anni, conferma il tutto e, mentre Guglieri non è sicuro della data, è proprio lei a precisare che si trattava esattamente della sera dell'8 dicembre. Se lo ricorda molto bene perché quel giorno era morta sua nonna, per cui non si era potuta recare all'appuntamento con il suo fidanzato, fissato proprio quell'ora nei pressi di Villa Rosetta. A confermare questa testimonianza c'è un'amica della fidanzata di Guglieri, la quale ha raccontato che entrambe quella sera erano insieme in seguito al lutto che aveva colpito la ragazza. Guglieri, dopo aver aspettato invano la sua fidanzata, era rientrato in casa in bicicletta, notando Arata nei pressi della villa. Giuseppe ha sempre negato di essere transitato la sera dell'8 dicembre in quella zona. Dunque, tre nuovi testimoni accusano l'uomo di quella feroce aggressione. Giovedì 16 novembre 1961, il quotidiano La Stampa titola: «Neppure la Cassazione ha risolto il giallo di Villa Rosetta ad Ovada». Il mistero del tentato omicidio di Carla Lanza si chiude per sempre e un'ombra di dubbio rimane sul principale protagonista di questo caso giudiziario iniziato 4 anni prima. La Suprema Corte di Cassazione conferma la precedente sentenza dell'Assise di Alessandria e della Corte d'Assise d'Appello di Torino e assolve, per insufficienza di prove, Giuseppe Arata, 31enne. La sentenza viene pronunciata nella tarda serata del 15 novembre. Giuseppe Arata è da considerarsi innocente e resta allora un'unica domanda: chi ha colpito Carla quella notte? Perché? La difesa di Arata sostiene la versione del ladro che, entrato nella villa e sorpreso dalla ragazza, l'avrebbe colpita. Questa ipotesi però non trova molto fondamento, in quanto Carla ha sempre raccontato di essere stata colpita nel sonno. Altri sostengono che Carla sia stata aggredita da un uomo più grande di lei, uno spasimante forse respinto, il quale, per il timore di uno scandalo, essendo sposato, avrebbe cercato di far tacere per sempre la ragazza.
Carla cerca soltanto di dimenticare. Si porterà per sempre le conseguenze e i segni di quella notte terribile. Quei colpi d'accetta sferrati da qualcuno che desiderava la sua morte le hanno fatto perdere un occhio. Carla ha dei gravi problemi di memoria, delle cicatrici tremende sul viso e soffre di terribili mal di testa. Ogni notte, prima di addormentarsi, difficilmente si sentirà al sicuro e ripenserà sempre a quella sera del dicembre del 1957. Tenta di nascondere le cicatrici con dei grandi occhiali da sole che in pubblico non toglie mai. Ma l'orrore di quella notte non potrà mai più dimenticarlo.